che senso ha la candidatura di Palermo a capitale europea dello sport? Palermo pensava di candidarsi a capitale europea dello sport nel 2017, abbiamo saputo che è candidata anche la nostra amica città di Marsiglia e non abbiamo voluto fare questo, diciamo, sgarbo a Marsiglia, che come sapete quest'anno è capitale europea della cultura. E Palermo è candidata nel 2019 ad essere capitale europea della cultura. Quindi le cose si tengono tutte insieme, noi vogliamo in tutti i modi far uscire Palermo fuori dall'isolamento. E le due attività che consentono di uscire dall'isolamento, prima e più efficacemente di altre, sono lo sport e la cultura. È chiaro che da ora a settembre non riusciremo a cambiare il mondo, ma vorremmo assumere una serie di impegni che ci consentono di essere credibili nel modo in cui assumiamo, per le risorse finanziarie che reperiremo, ma al tempo stesso di arrivare all'appuntamento avendo raggiunto gli obiettivi. Non conosco altri sistemi di fare sport, salvo quelli di non creare un tutt'uno con la rete rappresentata appunto dal territorio, dalle società sportive e dai volontari. E ovviamente al centro poi di questa partita ci sono due temi in buona sostanza, l'impiantistica e soprattutto quello che sono i progetti, diciamo, spot, i progetti ad hoc, i progetti una tantum, che possono essere grandi eventi, manifestazioni, pure quelle che si reiterano nel tempo, o come in questo caso una candidatura in una città importante come Palermo. Voi sapete che un rubinetto lasciato aperto inizialmente allaga la stanza, poi fa crollare un edificio, è quello che è accaduto al Palazzo dello Sport, al Palazzetto dello Sport, al quale io sono particolarmente legato, perché è uno dei tre palazzetti dello sport che abbiamo realizzato in altre epoche storiche. Noi abbiamo già un progetto, un programma, un progetto che ha risorse finanziarie per mandare in appalto la realizzazione della messa in ordine di questo che non è più un palazzetto dove perde un tubo, ma purtroppo è ridotto in un palazzetto in rovina. Ecco, io credo che questo è un motivo in più per rafforzare il rapporto di collaborazione con il CONI, perché credo che c'è bisogno del rapporto di collaborazione tra chi lo sport lo vive ogni giorno e l'amministrazione comunale. E soprattutto, se mi posso permettere, per favore, sportivi palermitani, se l'amministrazione comunale fa danno, protestate prima dell'irreparabile, perché per troppi anni questa città non ha protestato. La protesta non si fa soltanto quando il principe è generoso, si fa sempre, sia che apre la porta, sia che apre la porta del palazzo di città. Io la porta la apro, vorrei che fosse invasa finalmente non dalla Gesi o dalla mia, ma fosse invasa dagli sportivi che diventano i grandi sportivi.